Buon Halloween, Halloween a tutti, carissimi. Voglio portare questo gioco, volevo già farlo l'anno scorso, perché mi pare che è uscito l'anno scorso o due anni fa, ma non ho fatto in tempo e quindi lo porto quest'anno perché è molto interessante. Abbiamo fatto in stile Seuk, ma è particolare perché noi non possiamo sparare e il nostro obiettivo è scappare da questa cittadina, questo bosco infestato dai mostri e arrivare alla macchina. È particolare, molto particolare, perché appunto io non posso sparare, ma devo solo, tra virgolette, limitarmi a evitare tutto. E guardate che bella che è la scenografia di quel gioco qua, è veramente bellissima. Ma un altro problemuccio di quel gioco qua è che sia solo una vita. Per quei cortelli qui ho elaborato una tattica, sia solo una vita per finire il gioco, che sarà brevissimo in realtà, ma però molto intenso e non facile da finire. Infatti non ci sono ancora riuscito per adesso. Ci proviamo in questo, perché sono molto imprevedibili alcuni nemici, e aiutiamo questa bimba a attraversare la foresta immune. Qui ho capito il trucco qui, che se sto qua in cima non dovrebbero colpirmi asce e quelle cose lì, ma per il resto devo starci molto all'occhio. Oh, mamma mia, però è fighissimo, mi piace tantissimo come è stato fatto. Strelli che tornano indietro, vedete quanto sono bastardi. Però devo stare attento a non andare neanche troppo avanti, perché ogni tanto compaiono i puntoni, poi ti arrivano anche da dietro. Quindi la chiesa sconsacrata, chi lo sa. Ma è bellissima la scenografia dietro a tutto quel gioco qua, e mi pare che funzioni molto bene anche il gioco, che culo. Ok, no, lì dovevo stare tranquillamente su, che non dovrebbero colpirmi qua, ma non mi fido più di tanto. Anche la musica è inquietantissima. Mettiamo i pipistrelli, via. Vediamo se riusciamo a... Guarda questo che mi incula adesso, cioè, Jason è quello sulla, porco che culo, non so chi è quello sulla, ma c'è anche Freddy Krueger, più avanti. È un'esperienza intensa quel gioco qua. Sopra non mi colpiscono, vero? Pare di no, ed è già qualcosa che culo, mamma mia, vai via. Esperienza intensa, devo avere anche un po' di culo. Questo si è messo qui, andare avanti e indietro, ok, fino adesso culo, mamma mia, via. Non andiamo troppo avanti perché appunto ci sono i puntoni. Ho fatto già un gran pezzo di strada, ma non ne vedo ancora la fine. Eccolo Freddy, mamma mia. Andiamo avanti piano, questo non mi fido. Vai via pipistrello, mamma mia. No, Freddy, mamma mia, vai via, vai via, andate via Freddy. Ah, che culo. Ossia solo una vita, non è semplice. Andiamo indietro. Non uccidetemi, sono andato avanti un bel pezzo. Freddy, Freddy, vai via. Mancherà tanto, spero, arrivare alla... Vai via te. No! Porco giovo, porco! Che maledetti! Sono andato avanti tantissimo! Provo ancora una partita o due, dai! Devi avere anche un po' di fortuna, poi vabbè, ti studi un attimo il gioco e...
poi vai, ma devi farci particolarmente attenzione. Volevo sperimentare che stando qua. Ah, lui mi uccide, giustamente, ovvio. Giustamente, vabbè, buono sapersi tutto. Quindi quelli che, anche quelli che non sparano, bisogna. Non è impossibile da finire. Voglio vedere. Ok, sopra non mi colpiscono le palle. E questa è tanta roba. Sapendo quelle cose lì, neanche qua non mi colpiscono coltelli e non coltelli. E questi sono. L'ultimo che ho incontrato era veramente bastardo imprevedibile, perché occupava parte dello schema. Vado su. Evito il pipistrello. Qua non mi colpiscono. Devo studiarselo un attimo. Ma l'idea è molto, molto elegante e ben realizzata. Assolutamente credibile. Qua devo andare giù perché sennò quello mi uccide, quindi ho previsto tutto il programmatore. Iniziatore di coltelli. Qua sto qui che dovrei essere sicuro da quelle. Teoria. Evitiamo. Bisogna farlo con la massima calma e cercando di essere anche precisi. Questi li odio. Alla chiesa sconsacrata avrebbero dovuto fare le croci verso, rivolte verso il basso. Porco, che culo. Mi uccide quello? No, sopra non mi uccidono quelli, quindi è già una bella cosa. Anche qua sono sicuro. Ok, qua dovrei stare al sicuro sempre. Evitiamo questo. Non avanzando troppo però, perché se no poi ci sono i puntoni. No, pipistrello infame. Questi sono bastardissimi, sono. Guardalo, eh. Vai via. Ok. Sopra che sono sicuro da questi. Sono arrivato molto più avanti prima, dopo freddi e tutte quelle menate lì, quindi. Porco, che culo qua! Ho avuto culo anche l'altra volta. Qua idem. Quello è Jason da bambino. Mamma mia. Vai via. Vai indietro perché sapevo che c'erano. Ok. Fino a qua bene. Adesso dovrebbero cominciare ad arrivare anche freddi. Bene. Vai indietro. Che ci sono i puntoni. Su. Ah! Via pipistrello, freddi via! Porco il diavolo qui! Quelli mi fregano sempre. Faccio ancora. Non voglio. Non ho pretese di finirlo, Tre partite, tanto per. Sennò. Dura pochissimo, ma. L'idea è geniale. Maledetti, maledetti! Sarebbe gratificante finirlo. Ok, con la calma. Andiamo avanti con la massima calma. Ho imparato un po'. Mamma mia, questi. Questi come li vedo sarebbero da. Vabbè, questi ancora no, perché sono abbastanza prevedibili, ma. Poi diventano stronzi. I pipistrelli. Abbiamo troppa fretta ad avanzare perché ci sono i puntoni. Stiamo qua appena appena più avanti, che ho il tempo di vedere se mi arriva qualcuno da dietro. Questo via, questo evitiamo.
Ma abbiamo capito che per le palle, per tutte quelle cose lì, è un punto safe qua. Ok. Pipistrelli. Guarda lì, eh. Alziamo. Di nuovo la chiesa. Adesso hanno l'abitudine di fare questi giochi con una vita che io non è che mi piacciono tantissimo, soprattutto se non sono a punteggio, ma questo lo gradisco particolarmente perché è veramente ben realizzato. No, qua ho preso paura per niente, perché stando su non mi colpiscono. Via tutto, questo lo evitiamo. Mettiamo subito i pipistrelli, non avanzare troppo, perché ci sono loro che sono bastardi. Che giro fai? No, cazzo, no. Qua fai il minimo errore e non è semplice. Fai il minimo errore e la menata che devi rifare tutto, no? Cioè, tipo quel gioco qua, fatto con i salvataggi, sarebbe una cazzata abominevole, ma non ha senso. Si prova per l'ultima volta. L'ultima volta, se non muoio subito, ovviamente. Mi manca, mi serve un giro giusto, dai, un giro anche fortunato. Allora, ho in mano una fiaccola, un coltello. No. Ok, chiamalo zombie. Questi qua dei coltelli non mi creano problemi perché so che posso stare su. Questi sono prevedibili. Il mostro del lago. Eh sì, è Jason, è lui. Pistrelli. Stiamoci attenzione. Di nuovo la chiesa. Posso entrare in chiesa? C'è una vita bonus. Poteva essere un'idea comunque, entrare in chiesa, tirare una vita. Qua non muoio, non è giusto per, con quei puntoni lì. Case disabitate, c'è qualcuno che mi lancia lasci e coltelli, ma non è un problema qui. Ok, stiamo attenti ai pipistrelli, ma soprattutto stiamo attenti a questi che sono una bastardaggine non comune. Guarda che l'abbiamo inculato prima, Su, dopo quello c'è sempre i coltelli perché non posso andare su del tutto, quindi non lo sanno. Ehi, mamma mia. Ho rischiato. Mamma mia, qua un altro pezzo bastardo questo. È un po' indietro. Mamma mia, che culo. Non sai mai se vanno su o vanno giù quei pipistrelli maledetti. Ok, su. Dai, freddi. Siamo indietro. Oh, mamma mia! Freddi, no! Cazzo! Via! Freddi!
sento una tensione. Ehi, freddi, no? Vai via, freddi. Dai, dai. Tutto quello che mi ha inculato? L'altra volta, non lo so se è quello, ma... questo che mi ha inculato l'altra volta, sai che ce l'ho fatta. Ma ti vai piano. Non avanzare troppo nello scroll. Che potrebbe... ma qua non sono mai arrivato, mi sa, eh. Arrivano anche da dietro adesso. E bastardi. Non uccidetemi. Vai via. Vai via te. Ma ti prego, non uccidermi. No! No! No, è arrivata fino in cima quella. Mi mancava poco. Sono sicuro che mi mancava poco. È stato bello. È stato comunque molto bello. Alla prossima, un gioco bellissimo. Ciao!